ragazzi, Lorenzo qua per voi, finalmente benvenuti in questo nuovo video, un video veramente assurdo, quindi partiamo a bomba lasciando un bel like a questo video per supportarmi. Se ancora non sei iscritto al canale, iscriviti, e se ancora non hai attivato la campanella delle notifiche, attivala, esatto. Il video di oggi sarà una autodistruzione personale dell'intestino, dello spirito, del fisico, di tutto. Lorenzo, come cavolo ti vengono in mente queste idee? Io volevo solo diventare come Larry Wills, non mangiare come lui. E invece no. Evidentemente per diventare come Larry Wills bisogna a tutti gli effetti mangiare come lui. Cosa importantissima, nel momento in cui è uscito questo video su Instagram ho postato questa foto. Mi raccomando, andate sotto la foto e taggate a ripetizione Larry Wills. Facciamogli vedere che anche in Italia c'è qualcuno che prova perlomeno a mangiare come lui. Sì, perché ovviamente io faccio cagare in palestra, cioè è ovvio che faccio schifo in palestra. Detto questo ragazzi, in questo video proverò la dieta di Larry Wills. Ha pubblicato un video in cui fa vedere passo passo tutta quella che è la sua alimentazione. Solfiatone. E sono riuscito a trovare una persona che su un forum ha scritto in maniera completa la sua alimentazione. Qua sotto in descrizione, oltre ai miei link ai social, trovate la dieta completa stilata passo per passo, così potete avere un'idea. Comunque mi raccomando ragazzi, non replicate questa cosa a casa. La sto facendo io per portarvi semplicemente un contenuto intrattenitivo. Sappiamo tutti quanti che per motivi di salute l'alimentazione è una delle cose più importanti. Quindi mi raccomando, ripeto, non replicate. Insomma, fate morire solo me, ok? Tranquilli, muoio io per voi. Io direi che il video può partire subito. Buona visione. Mi raccomando, questa volta vi chiederò tantissimo supporto, anche perché 10.000 calorie per me sono 1,75 m per 80 kg. Sono decisamente tante. Arriviamo almeno 5-6.000 like per il prossimo episodio. Vedrò cosa portarvi. Buona visione. Buongiorno. Allora, mi sono svegliato da pochissimo. Mi sono messo davanti al computer perché sul computer ho la lista completa di tutto quello che Larry Wills mangia in un giorno. La quantità di cibo è mostruosa. Non ho idea se riuscirò a finirlo o no, però noi ci proviamo. La prima cosa che mostra nel suo video è la sua integrazione completa e parte con la prima colazione. Quindi partiamo anche noi. Partiamo chiaramente dall'integrazione, che è veramente molto semplice. In questo caso mi mancano delle cose perché ancora non mi è arrivato l'ordine, però comunque bene o male mi arrangio. Come al solito utilizzo il Cutting Edge durante i miei allenamenti, che è un termogenico. Poi utilizzo il Mobilize. In questo caso è un integratore per le articolazioni, molto utile se avete dei problemi o sentite dei piccoli dolori, insomma vi aiuta a farli passare. Chiaro ragazzi che se avete dolori alle articolazioni dovete anche un attimino andare a vedere come vi state allenando o come state andando ad eseguire un esercizio. Il problema dovete andarlo a trovare alla radice. E questi che sono gli Omega 3. Questi tre integratori sono della linea Pro, un po' più costosi però molto molto più qualitativi. Ovviamente il pre-workout migliore sulla faccia del pianeta è l'Elevate, non può mai mancare ad ogni mia colazione il multivitaminico completo e le proteine al caramello salato. Saranno quelle che utilizzerò nella giornata di oggi. Tutti questi fantastici prodotti li trovate cercando in descrizione il link di Bulk Powder, che vi porterà direttamente al sito. Nel caso poi farete un ordine, mi garantirete una piccola commissione e questo aiuta tantissimo il mio lavoro. Allora, la colazione di questo bestione è veramente esosa. Raga, 6 uova intere, 4 ciotoline di avena, mezza bottiglia di succo di frutta, questo è malato, 30 grammi di miele e un pizzico di sale. Io con questo cibo posso durare una settimana e lui invece ci mangia un pasto su 7. Beh, ci sta. Qua abbiamo le nostre 6 uova. In questo caso questa avena qui ha 52 grammi di carbo su 100, quindi ne dovremmo andare a utilizzare almeno 200 grammi. Muovamonos con i 200 grammi. Donna, quant'è? Buon. Cogiuda. Affrittelliamo le nostre uova. La bottiglia di succo è da un litro, quindi se lui ne beve metà, mezzo litro. Perfetto. Ci siamo, non ho idea di come mangiare questa avena. Beh, mettiamoci un po' di latte di cocco, magari migliore. Mettiamo un po' di sale. Possiamo iniziare a mangiarle. Buon appetito, che la colazione abbia inizio. Però boh raga, col miele dentro vomito, cioè si scioglie. Non ho capito tanto il senso, lo mangerò poi a parte, dai. Meno male che questa avena è aromatizzata, se no vomitavo. Sono come Larry Wills? No, e allora perché devo mangiare come lui? Ok, in questo video morirò. Sì, in questo video morirò. Siamo arrivati finalmente al momento dello spuntino della colazione, quindi nemmeno un ipotetico pranzo. Vediamo il nostro caro bestione che cosa mangia. 3 misurini di
proteine con del gelato. Secondo voi riuscirò a frullare tutto qua dentro? Come gelato andremo a utilizzare lo Yulti! Ha fatto uscire il nuovo gusto al cocco. Vi lascio in descrizione la sua pagina Instagram, dove potrete trovare tutte le informazioni riguardo questo gelato. Questo è un gelato proteico, quindi direi che anziché andare a metterci 3 scoop, utilizzerò 2 scoop e parte di questo gelato. Allora, andremo a inserire il gelato qua dentro. 1, 2... 5. Mettiamogli un po' d'acqua. Vediamo cosa succede. Non succede niente. Dai, fa il suo lavoro. Mettiamoci dentro ancora un po' più di gelato. Dai, amico. Siamo qua dentro. 2 scoop di prote. Mettiamoci un po' più di acqua. Eccoci qua con lo spuntino proteico. Dire che è venuto bello denso. Un dolce assurdo. Comunque, dato che non ne ho utilizzato tanto di gelato, d'altra parte andrò a mangiarmela. Più della metà possa bastare. Raga, quanto mangia sto tipo? Inizio ad accusare un po' la cosa, eh. Io spero che dopo questa dieta diventi come lui. E passiamo velocissimi alla colazione. Vediamo il nostro bestione cosa sta mangiando. Mezza confezione di cereali, del latte intero, 2 scoop di proteine con il gelato. In questo caso io il gelato l'ho anticipato, perché ovviamente già sapendolo che dovevo andare a mangiare dei cereali, sono tolto un po' di sapore dolce in bocca, no? Quindi se no vomito, raga, ve lo giuro che vomito. Eccoci qua. Allora, le cose sono due: o mi viene un infarto o non lo so. Come cereali non sono riuscito a trovare ovviamente i suoi, ho recuperato questi che sembrano simili. Mezza porzione. Madonna, raga, io muoio. Dice 200 ml di latte. Noi siamo precisi. Boh, almeno sono buoni. Da vomitare, quindi. No, dai, non posso. Ho una promessa da mantenere, devo diventare come Larry Wills. Ah, per farvi capire che ho tutto in bocca. Oh, vomito. Ovviamente non possiamo dimenticarci delle proteine, tutti i carboidrati. Tac, tac. Cin cin, Larry, alla tua Hard Games. Ho fame. No, non ho fame. Parlerò pochissimo perché devo risparmiare le energie ovviamente per mangiare tutta sta roba. Ma la domanda finale è: come Larry Wills, ci divento dopo aver mangiato tutto questo o no? Perché se non ci divento, chi cazzo me lo fa fare questi video? Cioè, io non lo so. In questo pasto il nostro gorillone si trova su un rooftop molto figo. Sta sbranando un panino con il pollo grigliato. Io ho recuperato quello che sono riuscito a trovare al supermercato. Quindi il panino per gli hamburger lo abbiamo. Degli hamburger di pollo, circa 180 grammi. Per quanto riguarda le patatine, invece andrò a utilizzare delle patatine prefritte. Cucinerò nella friggitrice senza olio. Purtroppo ho notato che di insalata io non ne ho. Non penso che influisca a livello calorico. E ho visto che nel panino c'era tipo una salsina, quindi io andrò a replicarla con un po' di maionese. Tac, tutto pronto, signori. E chiudiamolo sto panorlo. Pam, pam. Più o meno simile a quello che ha mangiato lui. Uno degli ultimi pasti del nostro amico. Buon appetito. Ora? Cos'è da mangiare? Ancora? Altro? Sto per impazzire. Entriamo nel terz'ultimo passo. Caro il mio signor Wills, cosa sta mangiando? Ok, quel va bene. Facciamo respirare un po' i miei capelli. Togliamoci questo cappellino benedetto, tanto dopo me lo rimetterò. Ho trovato una pizzettina. Anche perché voi questa pizza la vedete piccola? Ma perché sono io gigante? Poi andiamo a sostituire le due mini apple pie che lui si sbrana con due crostatine d'albicocca tarocche dell'S lunga. Anche perché in Italia l'apple pie non si trova. E poi due misurini di protein, caraway ice. Prepariamo il forno. Basta, raga, sto impazzendo, sto mangiando troppo, sto impazzendo. Prepariamo già il nostro shake. Due. Le proteine non le vedrò mai più per un anno intero. E questa pizzettina la vedo un po' secca, quindi un po' di granino, no? Per farla un po' più formaggiosa. Un po' di prosciuttino, che dite, eh? Tac, un po' di proteine. E qualche fragola, no? No, qualche fragola, no.
fine. Mi sforzerò per questa volta di mangiare un po' prima. Cosa mangia per cena? Una lasagna, uno yogurt medio con del granola topping, un bicchiere di iced tea alla pesca. Ce la faremo questa volta? Stamattina ho tirato fuori dal frigo la mia lasagna. In questo caso lo yogurt greco non può mancare. Io lo prendo zero. Come granola topping sono riuscito a recuperare i Kellogg's e il mio tè di Dragon Ball. Chi è che me l'ha bevuto? Non disperiamo, recuperiamo con questi due. La nostra bellissima lasagna a scaldare. Facciamo un bel defrost. Beh. Tac. E prepariamo inoltre la nostra tazzona yogurt. Un po' più di metà. Più o meno assomiglia alla sua razione. Un bricchettino l'ho versato nel bicchiere. Mentre l'altro lo andremo a bere ora. Tutto pronto. Vediamo se questa lasagna è stata cotta al punto giusto. È bollente. E ora passiamo allo yogurt. Che giorno siamo? Dove sono? Cosa sto facendo? Non ce la faccio più. Passiamo al nostro yogurtino. Yeah. Un po' di topping. No. Cucciolo! Vuoi un po' del mio yogurt? No, no, stai lì. Lui l'avrebbe mangiato tutto. E anche la cena di Larry Wills è stata compiuta. L'atto finale sarà il post cena. Se non vi siete già spoilerati e andate a leggere che cos'è, non vi dico nulla. Ho tipo un mega picco glicemico. Dormirò un paio di orette. Mezzanotte. Larry Wills, ancora che mangi. Basta, basta mangiare. Non ce la mangio più. Cerchiamo di capire cosa stai mangiando, va? Allora, ce l'abbiamo. Il burro d'arachidi e la marmellata anche. Tre sandwich, raga, se li mangio sbocco. Quindi mi farò un triplo panino. Non mi sono nemmeno allenato. Burro d'arachidi. Ok, va bene. Uno e uno, due. Cin cin. E allora? Sono diventato come lui. Sono grosso, fra. Sono grosso. Buonanotte.